Sofia oggi è canterina. Buon pomeriggio, amici. Eccomi qui. Io ho la mia crostata sbriciolata ricca. Oggi perché ricca? Perché ricca? Perché aspettate, abbiamo la marmellata e la crema pasticcera e anche la mela, quindi è abbastanza ricca. Cioè, di tutto c'è, una bomba, quindi preparate il fegato. Ecco. E la pancia. Io l'ho fatto ieri, in tarda serata, questo impasto, perché dopo averlo sbriciolato deve stare in frigo al fresco, perché il burro poi deve di nuovo solidificarsi e ci darà l'effetto delle pietruzzine, che pietruzzine non sono, ma sono croccantissime queste al briciole. Forno, poi dopo alla fine saranno croccantissime. Sì, sì. Per la frolla avremo bisogno di... Frolla sbriciolata, 400 grammi di farina zero, 2 uova intere, 75 grammi di burro freddo, 75 grammi di strutto e 120 grammi di zucchero. E questa è la... È per la frolla. E poi mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Ah sì, ecco. Buccia grattugiata di limone. E la vaniglia. Benissimo. E la frolla è fatta. Noi avevamo la vaniglia non in pure, quella in bacche. Abbiamo preso i semini. Bravissima, Sofia. Poi per la crema pasticcera, facciamola vedere, io sono fiera delle uova, quelle di ieri sempre, quelle giallissime. Avremo bisogno di 500 ml di latte, 4 tuorli d'uovo, poi 150 g di zucchero, 50 g di farina zero e una confettura di mirtilli o una confettura a piacere. Noi abbiamo voluto prendere quella di mirtilli, perché? Buonissima, perché... È acidula, quindi fa contrasto con la crema pasticcera dolce. Quindi si sposa benissimo. Ok, benissimo. Poi abbiamo una mela, se volete, a me piace, Sofia no, ma io vabbè, poi gliela farò a lei un'altra crostatina senza la mela. Però questa mela, la tagliamo, è il mio affezionato diciamo. Va bene. La tagliamo a fettine sottili e poi la mettiamo sulla crema. E poi vedrete. Allora, andiamo a mettere un po' di composto alla base, così, dobbiamo formare una base. Ho posto la mela di frolla sbriciolosa. Appiattiamo giusto il necessario, un pochino, perché dobbiamo fare una base compatta. Facciamo così, ci facciamo un po' di bordino pure. Sì, dai, mettiacene un altro po'. Sì. Naturalmente lascia la metà composto, perché poi vedrete quello che succederà. E alla fine? Alla fine ci sarà una piccola sorpresa. Allora, cerchiamo di livellare, guarda. Questo è un lavoro con le mani. Precisivo. Piace a Sofia, perché Sofia è un po' come me. Ci piace fare le cose con le mani. Ci piace creare, ci piace. Non stiamo un attimo ferme. Soprattutto ora che abbiamo molto più tempo per fare i dolci, per creare. Anche i giochi. Muovi tutto! Facciamo anche un po' di bordino. Così. Che poi dopo questo bordo diventerà croccante al forno. E quindi sarà molto più buono e molto più bello gustarlo. Buon pomeriggio, amici! Ok, c'è Erminia Caiola, mia nonna, che ciao. Dice ciao, sono qui, perfetto. Siamo qui tutti. Oggi, nonna, faremo una crostata molto ricca. Dobbiamo mangiare. Poi, casomai, ci mettiamo in casa e facciamo la ginnastica, se non possiamo uscire. Poi, in questo periodo di quarantena, voi, vi do un consiglio, in questo periodo di quarantena, voi state a casa, fate i dolci, vi mettete sotto le coperte e mangiate. Ecco, a posto. Aiuto! C'hai una zia dietologa, Sofia, nutrizionista. Attenta a quello che dici, zia Linda, scusaci. Ma purtroppo facciamo ginnastica. Io ieri mi sono messa a fare ginnastica. A un certo punto, quando ho finito di fare ginnastica, ho guardato quelle cose che abbiamo fatto ieri, quelle mezzalune che abbiamo fatto ieri. E a un certo punto ho detto, no dai, oggi non lo posso fare. Sono andata a fare 3 secondi di ginnastica un'altra volta e ho detto, vabbè dai, 3 non, cioè, devo mangiare. Ma sì. 3 li devo mangiare. Ma le avevamo fatte, che fai? Non li mangi? Cioè. Quindi ne sono avanzati 2 da quello che abbiamo fatto. Ma secondo me... Ci abbiamo cenato, insomma. Che bello
questa crostata, Sofia? Sei stata bravissima. Sì, bravissima, continuiamole. Che poi adesso, amici, abbiamo fatto la nostra base di frolla sbriciolata, no? Abbiamo messo la confettura di mirtilli, ma se voi avete un'altra confettura acidula, come lamponi, ci sta benissimo. E poi crema pasticcera sopra, mele, e adesso andremo di nuovo a sbriciolare. Sofia, lo farai tu? Sì? Andremo di nuovo a sbriciolare. Aspetta, mettile così perché... Così. Abbassate perché sennò toccano il bordino. Ecco qua. Cambio di programma. Così. Facciamo vedere. Facciamola vedere. È bellissima? È stata bravissima, Sofia? Attenta che non casca, perché sennò... Non cascherà. Ora mettiamo un altro strato di composto. Beh. Un po' dappertutto. Okay, e sarà croccantissimo. Aspetta, no, piano piano, guarda, così. Devi sbriciolare così. Lei ha spatasciato tutto, va bene. Adesso con le manine andiamo a sistemare e a livellare. Non premere, devi solo fare così, guarda, livellare, sennò esce tutta la marmellata. Marmellata, confettura, scusate. Confettura, ma cosa ce l'hai con questa confettura? Cioè, con questa marmellata. Confettura. Attenzione a non sporcare niente, mamma, che hai pulito oggi. Che ieri con la farina ce l'avevamo anche nel letto. Vabbè, con le ciabatte me le sono portate pure in camera. Ma però. Sì, ma poi abbiamo pulito, tanto che dobbiamo farlo. Allora. E io ecco. Ho pure pulito la mia camera, cioè potete bravissima. Capire. È bella? Dice, bravissima. Ecco qui, questa qui l'andate a cuocere, è abbastanza umida, quindi la cuocete per 30-40 minuti a 180 gradi. Non cade. Piano. Non cade. Dovrà dorare. E poi lasciatela raffreddare un po' nel testo, perché altrimenti, essendo calda, può rompersi. E poi la mettete nel piatto per il servizio e la tagliate a fette e la servite. Le piace, Antonella? Ti piace? Ti do del tu? È spettacolare. Ecco qua, questa crostata è molto buona. Se andate sul sito www.tinaincucina.it, io l'ho fatta anche in altre versioni. Questa volta ho aggiunto lo strutto perché, come sapete, ieri abbiamo fatto una ricetta con lo strutto. Insomma, ho pensato di aggiungere lo strutto per dare un po' più di fragranza, no? E quindi abbiamo fatto un po' di burro e un po' di strutto in questa ricetta. Sofia, però, se vuoi ripetere per i nostri amici la ricetta di questa sbriciolosa. Allora, per la frolla, aspetta, ricca. Ricca, crostata sbriciolata, allora, ricca. Per la frolla avremo bisogno di 400 g di farina zero, 2 uova intere, 75 g di burro freddo, 75 g di strutto, 120 g di zucchero, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, sì. Una buccia di limone grattugiata e la vaniglia. Per la crema pasticcera invece avremo bisogno di 500 ml di latte, 4 tuorli d'uovo, 150 g di zucchero, 50 g di farina zero e la confettura a piacere. Noi abbiamo usato la confettura di mirtilli, che è veramente buona. Io poi, se posso darvi un consiglio, cuocerei la crostata nella seconda tacca del forno. Così anche la base della nostra crostata sarà bella cotta, no? Ben cotta. La mettiamo in forno in diretta con voi, eh? Mi credo più alta, invece sono bassa. E voilà! Ora... Mi credo alta, ma sono bassa. Guarda che sei quasi... Cioè, non è che io sia poi tutta sta stangona, però... Sofia sta crescendo a vista d'occhio e ne sono felice. Allora, siccome noi è avanzata della crema pasticcera, possiamo inventarci un altro dolcino. Aspetta. Casomai per domani. Perché non facciamo quelle cose piccole? Cosa possiamo fare? Aspetta, dove sono quelle? Perché ormai la frolla è andata. Quelle cose piccole. Le crostatine? Aspetta. Oh, aspetta. Sofia? Sofia, non è difficile il mio nome. Mi chiamo Maurizio. Aspetta, mi ho perso il segno. Mi chiamo Maurizio, abito a Massa MS e in questo periodo di quarantena ho avuto il piacere di vedere come una bambina come te
ha una passione da grande cuoca per la cucina. Anche mio figlio Samuele è un provetto pasticcere. Complimenti. Bellissimo. Per le vostre dirette. Grazie. Grazie. Sì, a noi piace tanto la cucina e ci divertiamo. Passa il tempo e cuciniamo tutti. Via. Cosa volevi fare? Delle crostatine? Ma non abbiamo la frolla. Però, con questa crema io stavo pensando, perché mi frullava in testa, casomai per domani, tanto l'abbiamo fatta ieri la crema pasticciera, sì, mettiamo in frigo, va bene. Possiamo fare anche dei cannoli ripieni di crema, se vuoi, se vi va, e domani. Ci mettiamo anche un po' di cioccolata. Certo, ci mettiamo anche un po' di cioccolata, che cosa ne dici? Però la Nutella. Ah, lei ce l'ha con la Nutella, va bene, sì. Facciamo la pubblicità. Sarà proprio là, sì. Io la guardo ogni giorno. Sì, però non bisogna. È la mia migliore amica. Sì. Allora, facciamo così. Noi intanto adesso cuociamo la frolla, poi dopo faremo come sempre un post in cui scriveremo la ricetta. E domani, se vi va, possiamo fare un salato e un dolcetto tipo i cannoli. Io farò il salato e mamma il dolce. Ci state? Allora? Ovviamente. Lanciamo questo ultimatum, facciamo i cannoli ripieni di crema. E per la torta salata, per qualcosa di salato? Qualcosa di salato adesso ci pensiamo. Fateci venire in mente qualcosa di salato, scriveteci sotto i commenti per esempio. Staremo insieme anche domani se vi va. Non so, una... Sempre una torta salata? Oppure... Sì, facciamo una torta salata con ripiena di un po' di mozzarella, un po' di prosciutto. Qualcosa di... Adesso ci pensiamo. Dai, se a voi vi viene però qualche idea, noi siamo qui e ascoltiamo le vostre idee. Per esempio, un torcolo però salato? Sì, anche un torcolo ci sta bene. Non tutti sanno cos'è il torcolo, qui in Umbria torcolo è la però ciambella. Un ciambellone salato o dolce. O dolce o salato. Matteo Salvini in diretta. Sì. Allora, noi vi lasciamo qui e intanto poi vi facciamo vedere la fetta della crostata poi con la foto. E facciamo la merenda. Poi se vi va preparatela e aspetto sempre le vostre foto. Ok? Allora, noi vi aspettiamo domani. Vi aspettiamo la foto, no? Vi aspettiamo domani e buon pomeriggio, buona serata e sempre forza! #io resto a casa #io ce la faremo. Ciao allora, buon pomeriggio. Ciao.